Ciao ragazzi, benvenuti nell'Italia abbandonata. Questo è uno dei lavatoi, antichi lavatoi, nel mio piccolo villaggio. Vedete quel simbolo lì? Qua la leggenda dice che qua questa casa è stata una casa a luci rosse. Guardate che abbastanza spaventoso. Una volta qua era tutto abitato, adesso siamo un paio di gatti morti che viviamo qua. Questo sarebbe il secondo lavatoio, dove le sciure lavavano i panni, vestiti. Questo è stato il mulino del paese, che era poi lavorava con quest'acqua così. Forse un tempo c'era più acqua, che ne so. Sto abbandonato, non c'è più. Non c'è più un cazzo. Miseria, inquietante. Qua c'è. Sono uscito fuori dal paese per far vedere il mulino. Nel paesino. Adesso entro ancora, vi farò vedere. Tutto abbandonato. Siamo 100 qualcosina abitanti, tra quali io sarò e sono più giovane di tutti, forse. Ci sono anche i bambini, però questa è la vera Italia abbandonata. Questa è la vera Italia abbandonata. Peccato.
farvi vedere una cosa. Quello è un cesso. Una volta erano esposti fuori da casa. Attaccati sul muro. La chiesa. Cosa fa, signora? Dai. Cura la Madonnina? Bella la chiesa, eh? Sì, sì. Adesso non so, dice giù. No, basta. Wow. Ciao, dove vai? Sei spaventato? No, piccolino. Qua siamo sulla strada principale. Prima eravamo dentro nel nucleo storico, però non l'ho fatto vedere tutto. Qua lì si vede il lago di Como. Solo per avere un'idea quanto sono alto, siamo a 750 metri. Questa è era la latteria. Qua si portava il latte, si faceva il formaggio e burro e tutto. Ma è tutto abbandonato, peccato. Dentro ci sono tutti gli attrezzi ancora, si può fare un piccolo museo. Le case che sono sulla strada sono ancora... c'è gente che vive dentro, in mezzo al paese, per il fatto che non è molto comodo, è stato abbandonato. Qua un piccolo non so come dire, un mausoleo. Questo posto qua, vede, ci sono tre croci. Qua sono stati, vedi, la pace eterna ai nostri cari, dai il nome, sono vittime dell'odio nazi fascista. Saranno quei tre signori lì che sono stati fucilati proprio qua. Lì, quella punta lì sarebbe un temugio, è praticamente il posto dove vado io a volare in parapendio, ad Alpe Giumello. Dall'altra parte c'è Alpe Giumello. Qua la gente sta a chiacchierare, praticamente il centro. Adesso andiamo a casa. Aspettiamo con l'ansia la partita stasera. Forza, 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 Inter. Home sweet home.